Beh, per la rubrica Passione Cinema penso che Futura Vision abbia optato per una scelta davvero interessante, originale, sì, quella di mettere assieme un po' di registi indipendenti e di mostrare i loro lavori passati, i loro lavori insomma quelli un attimino più concreti. A me è stato chiesto, e di questo ringrazio i ragazzi di Futura Vision, di ehm, scegliere 3-4 cortometraggi che hanno un attimino segnato un periodo della mia, della mia vita e penso che um, un po' tutti quelli che sono stati coinvolti daranno questi prodotti e li mostreranno al pubblico con l'intento di mettere in, in risalto i concentrati della propria, della propria vita perché di questo alla fine si tratta quando si gira un cortometraggio, uno spot c'è sempre un, 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 sì, sì, sempre un pochettino di, di sé in quello, in quello che si realizza in questo caso vedremo il dono Vedremo Vite a Metà, sono non erro, Frames e L'Angelo di Palagonia. E... Spionato, ovviamente. Sì, divisi ovviamente per puntata, e dive... diversi per genere, e... ma con un unico sfondo, quello della tematica sociale. In quanto ho sempre voluto realizzare film denuncia, film che in un certo senso dessero e... dei veri e propri cazzotti allo stomaco, in grado di fare riflettere poi lo spettatore. Non voglio anticipare nulla, mi piacerebbe un attimino che foste voi spettatori a cogliere il senso di questi, di questi cortometraggi. Un ringraziamento che voglio fare va ai collaboratori che in questi anni mi hanno coadiuvato e quindi dai direttori della fotografia, agli attori, a chi mi è stato accanto con tanta pazienza, ma nello specifico un ringraziamento va ad Enrico Musti, eh, un artista bagherese di talento che ha collaborato con me in Vite a Metà e in Libera Me. E poi i ragazzi delle musiche che senza davvero nessun tipo di sussidio ma spinte dalla, dalla voglia di creare hanno dato il loro, il loro grandissimo contributo, in questo caso i Sogno Lucido, ringrazio Vincenzo Amari e Marcello Salamone e Davide Lopez che in tantissimi davvero cortometraggi hanno dato il meglio di sé rispondendo puntualmente alle mie sollecitazioni.